lasciato senza parole. Siamo nell'ufficio di Silvana Saguto. La giudice sta parlando con un suo collega e così, di punto in bianco, se ne esce con una frase agghiacciante. Conosco tutto quello che è stato, ce lo so, chi è in testa, il bene. Perché io Brusca so tutto quello che sta facendo. La Saguto parla di Giovanni Brusca, membro di rilievo di Cosa Nostra, condannato per oltre un centinaio di omicidi, tra cui quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e sciolto nell'acido, e quelli del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti di scorta. Brusca, stando alle parole della giudice, nonostante sia in galera, avrebbe ancora un patrimonio che non gli è stato sequestrato, ma di cui lei saprebbe molte cose. Quindi appena Brusca sgarra e io trovo un bene intestato a un suo parente, io già so che è suo. Queste informazioni, però, sempre stando a quello che lei dice, per non rischiare se le vorrebbe tenere per sé. Io non è che non lo posso andare a dire se ho subito qualcuno che Brusca già mezza pianta, se è stata una cosa sola. E anche l'allora prefetto Francesca Cannizzo sembrerebbe essere d'accordo con lei. Se il prefetto ha detto, ma tu proprio per forza ti devi fare fare. Quindi che cosa ce ne dobbiamo fare di questo? Chiaramente ci auguriamo che queste frasi siano frutto di una sparata, perché immaginare un magistrato antimafia che tiene nascoste informazioni utili a far sequestrare i beni di un boss pluriomicida è semplicemente inaccettabile.